volato di tutto, sono state divelte telecamere, sono stati lanciati materassi che hanno preso fuoco, sono state buttate tutte all'aria dalle scrivanie, sono stati rotti vetri, ma parliamo poi di vetri anti-sfondamento, quindi è stato proprio distrutto quello che si poteva distruggere con una cattiveria inaudita e con una temerarietà, perché comunque fare cose del genere non è semplice, devi essere veramente un delinquente. Parla uno degli agenti penitenziari presente ieri alla rivolta dei detenuti al carcere di Terni. Tutto è cominciato intorno a mezzogiorno, quando uno dei carcerati avrebbe chiesto un secchio di vernice per pitturarsi la cella. A rifiuto è scoppiato il caos. Prima l'uomo lo ha aggredito, poi ha istigato tutti gli altri detenuti presenti, una cinquantina, alla protesta. Un'intera sezione è stata devastata e molti degli agenti che erano in congedo o a riposo sono corsi in carcere per dare una mano ai colleghi. Il bilancio è di 2 finiti al pronto soccorso, 10 invece sono stati medicati per colluttazione e inalazione di fumo. Uno di loro ha anche una spalla ingessata. I sindacati ora sono esasperati. Al TG5 denunciano ancora una volta mancanza di personale e strutture del tutto inadeguate. La rivolta del carcere di Terni è il fallimento della politica penitenziaria di questo paese. Al ministro che verrà incaricato chiederemo, come sappe, il potenziamento dell'organico e la dotazione al personale di polizia penitenziaria del Tesser.